more or less. Here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off. Fare impresa e lavorare al sud. Ci sono opportunità per i giovani? Esistono misure agevolative? Queste le domande su cui costruiremo questa nuova puntata di Speakers Corner. Ospiti il dottore commercialista Tito Tiani. Buongiorno Luca. Grazie per aver accolto il nostro invito. Delia Marino, imprenditrice nel settore della ristorazione, ben trovata. Buongiorno. E in collegamento Skype Giovanni Ieva, imprenditore caseario. Ci senti Giovanni? Sì, sono, buongiorno. Grazie anche a te per aver accolto il nostro invito. Ti vediamo in tenuta da lavoro. Grazie. Sì. Anche voi potete raccontare le vostre esperienze, chiamateci al numero 0883 563587. Partiamo subito dalle storie, dall'esperienza. No. Delia, allora raccontaci che cosa ti è successo, qual è stato il tuo cammino che ti ha portato ad aprire, ad avviare un'attività che tra l'altro inaugurerai a Barletta fra pochissimi giorni. Esatto. Allora, il mio percorso nasce con tutt'altro. Io sono laureata in tecniche di radiologia, c'entra niente con la ristorazione. A un certo punto, finita la laurea, inizio a lavorare con bar, ristoranti e il settore mi appassiona sempre di più. Decido, dopo qualche anno, di cambiare completamente strada, di gettarmi in un settore che non era il mio, però dai, ci provo, decido di provarci. All'inizio da dipendente. Dopo circa 6 anni ho deciso che era il momento, mi sentivo pronta ad aprire una mia attività. Al che ne ho parlato con un mio collega, che adesso è il mio socio. Lui aveva il mio stesso sogno con un percorso diverso perché lui usciva da studi turistici. E insieme abbiamo deciso di aprire un'attività. Perché avviare un'attività in due? Perché? Allora, da soli sicuramente si può fare, in due è un po' più semplice. Nel mio settore, nello specifico ristorante, abbiamo cucina e sala da seguire. Sono due aree importantissime nella ristorazione. Essendo in due, possiamo dedicarci meglio, uno in, certo, in un settore e uno nell'altro. Quindi decidete di avviare questa attività. Qual è stata la vostra prima mossa dopo l'idea? Allora, dopo l'idea, non nascondo che ci siamo affacciati in banca, qualche finanziaria, e abbiamo scoperto un attimino qual è il mondo delle banche. Abbiamo scoperto di essere nuovi, non ci conoscevano, e quindi avere un prestito grande sarebbe stato complicato, per non dire quasi impossibile. Un nostro amico di fiducia, nonché consulente del lavoro, ci consiglia di affacciarci da qualcuno di competente, nel caso del dottor Tiani, e di chiedere se c'è qualche agevolazione che ci possa aiutare. Era il mese di febbraio, inizi febbraio del 2018. Resto al sud era una pratica nuovissima, ce l'ha proposta e ci è andata. Quindi qui scoprite, in questo momento scoprite questa pratica, questa misura agevolativa, sì. Resto al sud e capiremo subito di che si tratta. Ritorno subito sulla tua storia. Intanto Giovanni, invece raccontaci la tua esperienza, che credo sia diversa rispetto a quella che ci ha raccontato Delia. Ti racconto brevemente la mia storia. Dopo aver terminato le scuole dell'obbligo, ho avuto la fortuna di far parte dello staff di un caseificio noto di Andria, sì. Dove lì ho imparato le nozioni fondamentali per produrre i prodotti tipici del nostro territorio caseario. Sì. Con il tempo mi è cresciuta sempre più la voglia di mettermi in proprio ed ho fatto di tutto affinché il mio sogno si realizzasse. Aspetta Giovanni, quanti anni hai? Io ho 32. 32 anni, quindi abbastanza giovane, hai avviato questa attività abbastanza giovane. Sì. Dicevi? Quindi ho individuato che sul mercato c'era richiesta di prodotti artigianali di qualità. Mm-hmm.
Il caseificio Grand Gourmet, che rappresenta il mio caseificio, si impegna ogni giorno nella ricerca di materie prime e di qualità e garantisce la massima igiene nei suoi cicli produttivi, che sono rigorosamente monitorati da un biologo interno. Quindi anche tu hai deciso di avviare questa attività dopo un'esperienza sul campo. Dopo l'idea, qual è stata la tua prima mossa? Allora, la prima cosa che ho fatto è stata trovare i fondi per finanziare questo mio sogno. Dopo aver consultato molti professionisti nel settore finanziario, senza ottenere buoni risultati, ho individuato il dottor Tiani, che è un professionista molto competente nei finanziamenti regionali, il quale mi ha seguito e mi ha consigliato affinché io potessi raggiungere il mio obiettivo. In questo caso hai scoperto Nidi, quindi una misura agevolativa diversa rispetto a quella che ha scoperto Delia, ossia Resto al Sud. Il secondo passo è stato affrontare la burocrazia italiana, la quale ha tempi molto lunghi nel conferire i permessi specifici per la produzione casearia, nel mio caso. Ovviamente costi ulteriori si presentano, ma man mano si procede e bisogna essere pronti ad affrontarlo. In ogni caso, ce l'hai fatta? Da quanto tempo hai aperto questa attività? Io ho aperto metà novembre, il 13 novembre. Secondo me questi finanziamenti sono positivi, perché non c'è alternativa. Se ti affacci una banca è un po' problematica la cosa. Invece col dottor Tiani sono riuscito a risolvere il problema finanziario. Come stanno andando questi primi mesi di attività? Sta crescendo il mio reddito. Si punta sempre più in alto. Sto investendo un po' nella pubblicità. Cerchiamo il modo di farci conoscere con il prodotto di alta qualità. Grazie Giovanni per il racconto di questa tua esperienza. Noi ti auguriamo buon lavoro. Grazie ancora. Buonasera. Allora, dottor Tiani, entriamo subito nel vivo della puntata. Raccontiamo che cos'è Resto al Sud. E poi, chiaramente, raccontiamo anche che cos'è Nidi. Qual è la differenza tra queste due misure? Sì. Allora, il Resto al Sud è una misura di finanza agevolata che, a differenza di altre misure, diciamo, che aiutano le imprese, è direttamente finalizzata a ottenere dei fondi finanziari. Sì. Quindi, diciamo, innanzitutto dobbiamo capire chi sono i beneficiari. I beneficiari sono persone che hanno fino a 45 anni di età, che siano o occupati oppure anche disoccupati. L'importante è che non siano già titolari di un'impresa, perché altrimenti la misura non avrebbe appunto senso. Ci sono delle attività che sono appunto finanziabili, quindi chiunque si trova in questa condizione e voglia intraprendere una propria attività, che risiede al sud, ecco per il nome Resto al Sud, o che vuole ritornare al sud perché magari lavora o vive comunque fuori, può presentare la domanda di agevolazione. Bisogna capire, ci sono dei settori che sono, diciamo, interessati e dei settori invece che sono esclusi. Sono interessati essenzialmente tutte le attività di servizi e di produzione, e sono invece esclusi le attività di commercio, oltre a determinate specifiche attività che hanno una legislazione propria nell'ambito delle agevolazioni comunitarie. Da quanto tempo è attiva questa misura? Questa misura è attiva dal 15 gennaio del 2018, quindi ora fa un anno di percorso e, diciamo, è una misura che sta funzionando effettivamente molto molto bene. È una misura abbastanza veloce, infatti Delia nella testimonianza, ed è presente ed è possibile, diciamo, accedere a questa misura non solo noi della Puglia, ma tutto il meridione. Certo. Quindi, diciamo, è una misura che proviene da una precedente misura che era il titolo secondo di Invitalia. Questa misura è, diciamo, prevede un investimento. Concretamente cosa si fa? Allora, innanzitutto, concretamente cosa finanzia? Partiamo da questo. Finanzia l'apertura di una attività, quindi sia ristrutturazione della location e sia l'investimento vero e proprio, quindi in beni strumentali.
Chiaramente la composizione dell'investimento deve rispettare determinati parametri, che sono il 30% per la ristrutturazione e il 70% per quelli che sono i beni strumentali. La misura prevede che l'ente che gestisce questa misura, che è appunto Invitalia, concede interamente i 100.000 euro, di cui, ecco, 100.000 euro nel caso appunto di Delia e Antonio, perché sono 50.000 euro per ogni socio che ha i requisiti, cioè che ha meno di 45 anni ed è un dipendente oppure una persona disoccupata che si approccia a questo nuovo tipo di lavoro. Di questi 100.000 euro, nel loro caso, il 65% è un mutuo che viene concesso a tasso zero tramite una banca concessionaria. Tasso agevolatissimo, invece l'altro 35% è completamente a fondo perduto. Un attimo, la interrompo, dottor Tiani. È vero, è accaduto tutto questo? Avete avuto questi soldi in così brevissimo tempo? Raccontaci questo. Allora, noi abbiamo fatto partire la domanda a febbraio, quindi poco dopo l'inserimento. Febbraio 2018. A metà ottobre 2018 ci ha chiamati la banca dopo le varie procedure burocratiche e ci ha detto di andare a firmare. Uh-huh. E abbiamo visto quella bella cifra, l'acconto. Non ci volevamo credere neanche noi, però sì, è arrivata. E quindi poi che cosa avete fatto? Fatto però prima dei preventivi, giusto? Certo, okay. Prima preventivi, abbiamo scelto la location, l'abbiamo bloccata, nel nostro caso abbiamo preso il locale in affitto. Preventivi dettagliati di tutto ciò che andavamo a fare nel locale, di tutto ciò che andavamo a comprare come attrezzature. Li abbiamo inviati, cioè o meglio, li ha inviati il nostro commercialista. Una volta ottenuta la prima tranche del finanziamento, abbiamo iniziato i lavori. Sì. Lavori veri e propri, quindi senza avere niente noi, quasi niente da anticipare, nel senso che abbiamo avuto prima i soldi e poi abbiamo potuto far partire i lavori che stanno quasi terminando da metà ottobre, insomma. Quindi possiamo dire che in tutto questo percorso è filato tutto liscio. Chiaramente vi auguriamo che continui così, certo, e che possa andare avanti anche dopo l'inaugurazione, certo, in questo modo. Sì. Ritorniamo sulla questione Resto al Sud e quindi su questa misura. Questa misura, infatti, come diceva Delia, è molto molto veloce. Vorrei precisare, sì, una cosa. Innanzitutto, l'accettazione della domanda si ottiene dopo circa 2 mesi e mezzo, 3, e i fondi si ottengono tramite una banca concessionaria, ecco perché Delia citava la banca, dopo altri 2 o 3 mesi, sì, perché c'è un'istruttoria. Quindi, diciamo, il responso, la risposta alla domanda si ottiene molto molto presto, e questa è una cosa importante. Un'altra cosa importante da sottolineare, proprio prendendo spunto dal racconto di Delia, è il fatto che non bisogna anticipare dei fondi propri, perché diciamo, c'è la credenza che io vengo a constatare ogni giorno quando ricevo persone che mi chiedono informazioni sui finanziamenti, in cui si crede appunto che bisogna prima spendere dei soldi propri e successivamente sia un rimborso. No, è totalmente il contrario. Dopo l'accettazione della domanda, la banca eroga il primo 65% di quelli che sono i fondi relativi a quel progetto. Successivamente questi fondi bancari vengono spesi e si ottiene l'altro 35% a fondo perduto. Tra l'altro, è chiaro che una parte di questi fondi, il 65%, viene poi rimborsato, ma viene rimborsato a partire dal terzo anno di inizio della attività, per ulteriori, sì, 6 anni. Quindi praticamente nel caso di Delia e Antonio, che non è qui presente, loro prima avvieranno l'attività, acquisiranno una posizione sul mercato e successivamente, con calma e a tasso zero, potranno diciamo, rimborsare la banca dei 65.000 euro ricevuti nella prima tranche. Invece Nidi è una misura diversa, è una misura regionale, quella di cui ha usufruito, sì, Giovanni, sì, sì, Ieva. Sì, sì. È una misura che diciamo, prevede vari step e quindi, diciamo, nel loro caso ci sono 2 stati di avanzamento lavori, parlando tecnicamente, quindi prima il 65% e successivamente l'ulteriore 35%, sì, per completare l'investimento. Invece nel Nidi gli stati di avanzamento lavori sono 3, quindi, come posso dire, i fondi vengono erogati con
diciamo, in tre stadi e quindi... In tre tranche diverse. Esatto, e quindi la tempistica si allunga un pochettino di più. Quindi, diciamo, per darci l'idea di quanto tempo si allunga, quanto tempo... Beh, sicuramente il Resto al Sud in 5 mesi si ottiene tutto il finanziamento, invece in questo caso sarebbero una decina di mesi. E quindi i tempi sono appunto molto, molto più lunghi. In base a che cosa lei consiglia ai suoi clienti Resto al Sud o Nidi? Allora, entrambe le esperienze hanno delle persone che sono residenti qui al Sud. Sì, sì, entrambi potevano fare Resto al Sud, come entrambi possono proporre entrambe le domande e poi accettare una delle due. Questa è una cosa molto importante da sottolineare. Nel caso appunto di Giovanni, quando abbiamo proposto domanda, non era ancora partita Resto al Sud e quindi avevamo l'unica alternativa che era il Nidi, che come hai appunto detto vale solo per il territorio pugliese. Quindi per quando abbiamo proposto domanda, abbiamo avuto il primo SAL, poi il secondo SAL, poi il terzo SAL e poi finalmente ha aperto. Le differenze sono che Resto al Sud essenzialmente finanzia 50.000 euro, di cui, come ho detto, 65 con un mutuo bancario a tasso zero non garantito e 35 con un fondo perduto per ogni persona. Ecco, nel loro caso erano due persone, invece nel caso del Nidi anche una singola persona può presentare un investimento sino a 150.000 euro. Quindi molto spesso quando c'è, almeno questo è un parere mio personale, quando c'è la possibilità si presenta il Resto al Sud, quando invece non è possibile, l'investimento è più elevato e magari l'imprenditore non è affiancato da un socio, si presenta il Nidi. I settori sono essenzialmente gli stessi. Quindi diciamo che c'è servizi o comunque produzione. Diciamo che c'è una personalizzazione dell'offerta, ma questo dipende anche dal professionista che poi consiglia sulla base delle specifiche esigenze. Sì, esatto. Quali sono le vostre ambizioni, Delia? Quali sono i vostri progetti, i vostri desideri? Che bella domanda. Ora aprite, ma allora, con quale idea? La nostra idea prima di tutto è di dare un servizio che manca, quindi abbiamo individuato a Barletta, nella nostra città e in quel quartiere in particolare, una mancanza nella ristorazione. Qual è la mancanza? La mancanza della tradizione. Quindi diciamo che prima di aprire fatto un'analisi mercato. Un'analisi del mercato, abbiamo capito quello che manca e quello che viene richiesto, quindi la tradizione a tavola, costi contenuti, non troppo bassi ma neanche elevati, contenuti giusti per quello che viene offerto, che al momento manca. Noi ci auguriamo di mantenere la nostra linea di pensiero, ci auguriamo che piaccia agli altri, ci auguriamo di crescere sempre di più. Non è il caso di Delia e non è neanche il caso di Giovanni, nel senso che loro prima di avviare un'attività o un'impresa hanno, come ci ha detto Delia, fatto un'analisi di mercato. Delia e Antonio, trascuriamo l'altro socio. Sembra però che a volte ci sia questo, alcuni ragazzi si buttino nel mondo del lavoro, nel mondo del mercato senza una strategia, è così o no? Beh, alcune volte c'è questo rischio, il rischio che io constato ogni giorno è che molto spesso provano un progetto di impresa, presentano una domanda di accesso ai fondi comunitari, delle persone che non sono munite delle giuste esperienze, perché le esperienze di base fanno in modo che ci sia una giusta analisi di mercato, che deve partire appunto dalla location, che deve poi passare ai prodotti, che deve successivamente interessare il pricing e i mercati di approvvigionamento delle materie prime o comunque dell'erogazione del servizio. Quindi è molto importante fare un'analisi di mercato, quello che permette ai singoli proponenti di fare l'analisi di mercato sono le precedenti esperienze lavorative che devono essere solide. Più solide sono le esperienze lavorative, più l'imprenditore è capace di fare un'analisi di mercato. E in effetti la tua formazione è stata proprio sul campo, come ci hai detto. Esattamente, sì. Mi sono formata sul campo, ho visto sul campo come si lavora, quali sono i punti di forza di un'attività, quali sono i punti deboli, quali sono gli errori che un imprenditore può fare. Diciamo, queste cose ho avuto modo di vederle grazie alle esperienze degli altri. Ho fatto tesoro degli errori degli altri, anche dei loro successi.
Tutte queste cose mi stanno aiutando nell'apertura. Dottor Tiani, secondo lei gli imprenditori soffrono per una forte, per un'alta pressione fiscale o no? La pressione fiscale è uno dei tanti problemi. È chiaro che le tasse significa rinunciare in una percentuale alta o bassa ai propri guadagni. Quindi è una delle problematiche. Secondo me è una problematica invece sottaciuta che è molto più stringente per le imprese, il cuneo fiscale. Il cuneo fiscale è la quota parte che non viene data in busta paga, ma che rappresenta i contributi e gli oneri accessori che bisogna pagare allo Stato per potersi avvalere dei dipendenti. Quindi, un esempio. Ecco, fatto 1000 in busta paga, l'imprenditore altri 400 euro li deve corrispondere ai vari enti previdenziali, assistenziali e appunto all'erario. Questo si chiama appunto cuneo fiscale, cioè è quella quota aggiuntiva rispetto allo stipendio che giustamente viene erogato ai dipendenti. Questo crea un costo fisso e tutti i costi fissi sono nocivi per le imprese. Crea un costo fisso e un costo aggiuntivo molto, molto spesso rispetto al costo del lavoro. Questo è il primo problema. Prima di entrare nel merito di altri problemi, se immagino che voi assumerete sì, personale, abbiamo, giusto? Come vi siete organizzati? Allora, noi prevediamo di assumere da subito due figure a tempo parziale e ovviamente vedremo in corso d'opera qual è l'esigenza del locale, se avremo bisogno di personale full time, se avremo bisogno di più personale. Quelle sono cose che vanno valutate dopo. Di sicuro partiremo con due figure che ci affiancheranno. Ecco, un dipendente quanto costa? In termini pratici. Un dipendente costa, bisogna vedere la qualifica, bisogna considerare chiaramente le ore. Il cuneo fiscale è circa pari al 40% in più, quindi al costo della busta paga bisogna aggiungere circa il 40%. Se la busta paga è di 1000 euro, se la busta paga è di 1000 euro, 400 euro sono gli oneri aggiuntivi. Quindi effettivamente questo... un dipendente costa all'azienda 1400 euro, nel caso in cui nella busta paga abbia 1000 euro. Esattamente, quindi questa quota aggiuntiva pesa per l'impresa appunto. Quali sono gli altri problemi che un'impresa può vivere o vive? Oltre ai problemi, come diceva appunto Giovanni, legati ai permessi, alla burocrazia, che pian piano come si stanno risolvendo, un altro problema è l'accesso alle fonti di finanziamento per il capitale circolante. Cioè loro hanno finanziato, nel caso di Delia e Antonio, nel caso di Giovanni, hanno finanziato l'investimento, cioè hanno acquistato i beni strumentali e sono sul mercato per poter operare e offrire il loro prodotto o servizio ai consumatori. Il problema è legato all'approvvigionamento di risorse finanziarie per acquisire le materie prime nel caso di Giovanni, i prodotti nel caso di Delia e Antonio, e perché si constata sul mercato che le banche non erogano finanziamenti per il capitale circolante, quindi per comprare merce, per pagare i dipendenti, per avere il cosiddetto fido, quello che è un fido di cassa che è un fido fluttuante. Per essere concreti, un'attività di somministrazione come potrebbe essere la loro, che in un anno sviluppa 150.000 euro di volume d'affari, ha difficoltà in banca ad avere un fido di 5.000 euro per il capitale circolante, per approvvigionarsi di materie prime, per pagare i dipendenti, per pagare il fitto. E questo costituisce uno dei tanti problemi di gestione ordinaria, oltre ai permessi, oltre poi al mercato, ai problemi strettamente imprenditoriali che sono legati a confrontarsi sul mercato, a confrontarsi con la clientela che è sempre più esigente, a confrontarsi con i fornitori, perché anche i fornitori, come posso dire, molto spesso, a differenza di quello che accadeva un po' di anni fa, non concedono dilazioni di pagamento. Quindi questo è un altro problema strettamente economico legato alla gestione delle attività. Un fido basso nonostante le garanzie che poi loro offrono. Molto spesso le imprese non sono in grado di fornire garanzie, però un fido è un qualcosa di fluttuante, cioè è il cosiddetto scoperto di conto corrente, rappresenta uno dei problemi. Quindi appunto,
Oggi si può fare impresa al sud, si può lavorare al sud, possiamo evitare questa migrazione verso il nord, dei giovani verso il nord o addirittura nord Italia o addirittura verso il nord Europa? Beh, sicuramente allora, noi in Regione Puglia possiamo dire che siamo abbastanza fortunati perché abbiamo delle misure aggiuntive, ecco, in termini di finanza agevolata, visto che è la mia materia, delle misure aggiuntive che in altre regioni non hanno, e quindi come appunto il NIDI, come appunto altre misure di finanza agevolata che permettono la nascita delle imprese. Abbiamo anche delle misure per l'ampliamento delle imprese, sempre per quel che costa la mia materia, ad esempio il titolo secondo che concede alle imprese che sono diciamo che vogliono ampliare sempre in termini di apparato produttivo il 20% in conto capitale più un conto interessi. Quindi diciamo nel sud si può fare impresa, in Puglia si può fare ancor più impresa rispetto a come si può fare in tante altre regioni italiane. Sicuramente queste misure sono di sostegno. Anche l'ampliamento del regime fiscale dei forfettari, che ha elevato la soglia dei ricavi per l'applicazione del 15%, la cosiddetta flat tax, comunque è una misura agevolata. Questa chiaramente per tutto il territorio nazionale. Quindi alla fine diciamo ci possiamo ritenere fortunati. Chiaramente molto può essere fatto proprio per quanto concerne il cuneo fiscale, quindi la decontribuzione per le nuove assunzioni. Quella è una misura diciamo di finanza nazionale che non è stata appunto ad oggi affrontata, mentre sono state affrontate questo altre... È stato proprio questo aspetto, questo punto è stato ribadito nelle precedenti puntate da altri commercialisti, quindi siete d'accordo questo? Sì, sicuramente constatiamo questo, sicuramente ecco per quanto riguarda i problemi strettamente economici, sicuramente constatiamo diciamo la stretta del credito che c'è stato, però qui ecco proprio per diciamo riportare la notizia in casa, in Puglia, c'è una misura di finanza agevolata sempre della Regione Puglia, il microcredito, che consente il finanziamento per il capitale circolante a determinate condizioni. Quindi noi siamo fortunati, nel sud si può fare impresa e in Puglia si può fare impresa, diciamo. Abbiamo qualche strumento in più, una marcia in più. Dele, la faccio anche a te questa domanda, ma parto dal dottor Tiani. Ma perché secondo lei c'è questa narrazione, come dire, opposta? Ci sono queste possibilità, però i ragazzi vanno a lavorare al nord Italia o fuori, addirittura, fuori dall'Italia. Questo forse va affrontato a livello sociale, diciamo, sì. Perché molto spesso le persone migrano, ecco, per lavoro, non solo per una scelta lavorativa, ma anche per una scelta, diciamo, di tipo personale. Sicuramente il Sud ha affrontato la recessione, diciamo, comunque una stagnazione dell'economia. Sicuramente c'è una forte concorrenza nelle imprese, quindi fare impresa, ecco, al di là di quelli che sono, diciamo, le leggi agevolative, diciamo, comunque è difficile anche per un problema strettamente legato al mercato. Basti pensare, nel caso della somministrazione, quanti locali hanno aperto battenti, e quindi sono tutti dei concorrenti, quindi una forte concorrenza fa in modo che gli operatori marginali escano dal mercato, diciamo. E quindi però si può fare ancora impresa al sud, e questa misura, diciamo, è sicuramente una grande spinta. Certo. Si può fare comunque molto meglio, ecco, ci potrebbero essere delle altre misure, e soprattutto si dovrebbe risolvere il problema della liquidità della nostra economia. Delia? Allora, per quanto mi riguarda, io ho visto sia l'una che l'altra faccia della medaglia, ho visto i ragazzi che obiettivamente non venivano pagati abbastanza, demotivati, che quindi fanno i bagagli e partono. Ho visto anche però ragazzi che davanti a stipendi di tutto rispetto si sono tirati indietro perché magari non vogliono alzarsi la mattina o insomma non gli va, in poche parole, di lavorare. Ho visto entrambe le facce della medaglia. A volte secondo me il problema, oltre a quello che può essere il problema finanziario, è un problema alla base, non riescono a capire quale offerta devi dare, qual è la richiesta, certo, in questa città, in questo paese, territorio, in genere, in questo territorio. Quindi tu perché hai deciso di rimanere qui? Io ho deciso di rimanere qui perché secondo me si può fare impresa, perché secondo me il sud vale, il sud può essere un'ottima meta turistica.
E mi piace la mia terra, voglio dire, non la lascerei per nulla. E ci sto bene, sì, ci sto provando. Le faccio un'ultima domanda, me la consenta, visto che è d'attualità. Reddito di cittadinanza, non conosciamo i dettagli di questa misura, ma lei che pensa? Allora, in relazione alla mia materia è un qualcosa, diciamo, è una misura alternativa per stimolare la domanda interna. La domanda interna si può stimolare appunto creando lavoro, perché alla fine il Resto al Sud e il NIDI sono delle misure di autoimprenditorialità, cioè sono finalizzate a creare lavoro. Se un tempo lo Stato concedeva i sussidi per assumere le persone alle grandi imprese, ora diciamo ci sono queste misure che creano l'autoimprenditorialità, quindi con dei fondi statali l'ex dipendente si crea una propria attività. Il reddito di cittadinanza è totalmente l'opposto, è una misura di dignità sociale che comunque raggiungerà l'obiettivo di far lievitare i consumi, perché concedere un sussidio, perché alla fine di un sussidio si parla, solo che molto spesso si gioca con le parole, quindi non si chiama, le cose non vengono chiamate con il proprio nome, è un qualcosa di alternativo. Non so, secondo me tutto starà a come verrà concretamente applicato e se ci saranno i soliti furbetti, e quindi dipenderà tutto di qui. Comunque è una misura che aumenterà i consumi e quindi raggiungerà per far decollare l'economia. Però farà decollare i consumi partendo non dall'impresa, ma partendo dal cittadino consumatore. Certo. Sicuramente lo Stato utilizza una strategia alternativa di solidarietà sociale, altrimenti di stimolo all'economia. Staremo a vedere. Secondo me, ecco, in due parole, è come saranno i decreti di attuazione e come verrà concretamente applicato, per evitare che qualcuno si faccia abuso dei sussidi, come la storia d'Italia insegna, Grazie al dottor Tiani per essere intervenuto in questa trasmissione, grazie anche a te Delia, e in bocca al lupo per questo nuovo percorso con Antonio, non lo dimentichiamo. E grazie anche a Giovanni Ieva che ci ha raccontato la sua testimonianza. Appuntamento come sempre a domani, cari spettatori e telespettatori, con Speaker's Corner alle 14:35. Everything you said we already knew, more or less. Here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off.